Il dottor Timothy è innamorato di Isabella. E vuoi venire a vivere qui? Sta regalando una casa. Il profumo è qui. E l'effetto su Isabella svanirà. Tornare a casa. Noi restiamo qui. Cosa gli serve? Il profumo? Una ciocca dei miei capelli. Nei capelli c'è il DNA, lo sanno tutti. Prendi una ciocca per fare strane cose. Entrate nella piscina e non uscite da lì per nessun motivo o avrete perso. No. Almeno così Eric si è convinto. Non penso ci farà uscire molto presto. E posso dormire con tutte queste zanzare? Non fanno altro che mordermi. Ora ho terribilmente paura di cadere nell'acqua gelida. Potresti portarci qualcosa da mangiare per sopravvivere? Sento freddo. Tutto bene lì? Il panino! Ho perso il panino! Avvicinati il panino, avvicinati. Ida terminata. Cosa? Potete uscire. Ragazzi, si parte per la missione. Quando si fa qualcosa di importante, l'importante è stare concentrati. E io sono molto concentrato. Obiettivo localizzato. Avviciniamoci. Mettiamoci qui per bene. Prendiamo la mira e... fuoco! Anzi, acqua. Prendiamola. Sì! Sì! No, ti sparo! Dai, ti colpisco! Fermo! Basta! Hai sbagliato tutto il libro! Oh oh, a quello non avevo pensato! Allora ti conviene metterlo a riparo, Dominique, perché sto arrivando! No! Ti prendo! Ti prendo! Ti prendo! Sai, la porta piscina non è per niente sicuro! Oh no! Va bene, basta. Ah, allora, ok. No. Ti pesco, Eric, ti pesco. È finita l'acqua. Che fatica. Oh no, devo comprarne una migliore. Eric, ma cosa ti salta in mente? Calmati. Guarda che cosa hai combinato. Ma... guarda, è tutto bagnato. Guarda. Il nostro povero libro. Ce l'ho. Allora, apri di nuovo. Guarda qui, c'è scritto squalo in mare. Questa qui è una pagina in 4D. Puoi sentire persino l'acqua adesso. Avete capito, no? Proprio dove c'era disegnato il mare, adesso c'è l'acqua. L'acqua che io ho spruzzato, capito? Adesso le pagine sono umide, bagnate. Dovresti ringraziarmi, l'ho migliorato. Non ti sembra divertente? No, la tua migliorato faccia non niente. Per niente. Hai bagnato me e anche il libro. Ma pochino. Vedrai, Eric, vedrai quando sarai tranquillo. Il primo momento opportuno vedrai cosa ti succederà. Aspetta. Che cosa mi succederà? Mi vendicherò! Ah. E poi scriverò un altro libro per raccontare la mia vendetta. Mi hai dato uno schiaffo! Tu te lo sei dato adesso. Ah! Ai! E guarda caso, le pagine che stavo leggendo raccontavano proprio un tuo scherzo. Uno dei miei tanti scherzi. Giù! Piuttosto, ragazzi, voi l'avete letto, sapete di cosa parlo? Avete letto tutto quanto il nostro libro? E se ancora qualcuno di voi non l'ha preso, come fate, ragazzi? Andate a prenderlo, lo trovate in tutte le librerie, trovate i link in descrizione per prenderlo online. E adesso, basta chiacchierare! Ehi! Buongiorno, ragazzi! Io sono Eri! E io sono Dominique! E chi siamo, Nadillo? Insieme! Che stai facendo? Guarda che ti ho visto, Non sto facendo niente. Non volevo mica prendere lo sparacqua io. Sta fermo, no. Sta lontano da quell'aggeggio. Basta! Va bene, ok. Come vedete, ragazzi, tutto fila liscio. Avevo ragione io, abbiamo fatto bene a restare nella casa del dottor Timothy. In questa casa, vi ricordate, no? Si sta bene, rilassante. Io mi stavo rilassando, leggendo il nostro libro. Ho passato il giorno a prendere un po' di sole. Devo dire che ci siamo anche un po' abbronzati finalmente. Non ti bruciano le mani? Come l'hai preso il sole con i guanti? È un modo di dire. Lo so, era una battuta. Le mie battute si ride, tu dovresti ridere.
Era bruttissimo. Dai! Stavo dicendo, certo, lui ha provato a disturbarci un po'. Si è un po' arrabbiato del fatto che siamo rimasti qui e l'abbiamo un po' preso in giro. Ci ha sfidato, qualche challenge, però insomma è giusto per tenerci in allenamento, è come fare palestra. Ce la caviamo alla grande, abbiamo superato tutto per bene, ora siamo tranquilli. Oh sì, anche per me è stato tutto facile, guarda. No! Aspetta, no, no! Vai! Basta! E dov'è? Ah! Facile, no? Ma ormai è acqua passata, acqua, capito? Oh, piuttosto, che divertente. Adesso che cosa facciamo? Io farei... Non è mica finita. Cosa? Riuscirete a stare sott'acqua per un minuto intero? Che cosa? Se non ce la farete, avrete perso e mi darete finalmente quella stupida, cioè di capelli. Che? Che ha detto? Cioè di capelli. E perché parla così come se voleva dire ciocca di capelli. Ma è proprio strana la voce del dottor Timothy ultimamente. Perché parla in questo modo? Effettivamente è stranissimo. Non sembra tanto minaccioso così. Ma poi da dove ha parlato? Avrà qualche strana apparecchiatura, qualche rice trasmittente, qualche strano aggeggio nascosto da queste parti. E vi se ricordate? Parlasse dalla piscina? Chissà cosa si è inventato questa volta. Ed è anche peggio di quando parlava a casa nostra. Ma hai capito che cosa dobbiamo fare? La voce non sembra minacciosa, ma in realtà quello che dice lo è. Avete sentito che cosa ha detto? Dobbiamo resistere per un minuto sott'acqua. Ma è tantissimo tempo, sono 60 lunghi secondi. E se non lo facciamo avremo perso e lui si prenderà una ciocca dei miei capelli per fare chissà quale strano esperimento. Cosa dicevi a proposito che tutto è tranquillo? Ma non ci sono problemi, tu sei bravo a stare sott'acqua, no? Beh, modestamente sì, però non voglio prendermi questa responsabilità e poi l'ansia, la pressione. Dai, possiamo farcela, forse. Ma proviamo, no? Ormai è quello che facciamo da 2 mesi, praticamente. Non ci sconfiggerà un'altra volta e non avrai i miei capelli. Secondo voi ce la faremo? Diteci qui nei commenti. E comunque lasciate like sotto a questo video se volete aiutarci a fermare tutte le folli idee e se volete scoprire insieme a noi qual è il suo piano e che cosa vuole farci con i miei capelli. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla, perché appena sappiamo qualcosa ve lo diciamo. Ok, Dominique, quindi inizi tu, giusto? Io? Perché io? No, inizi tu. Inizi tu. Ma che? Volevi buttarmi in acqua? Te l'ho detto, non ci riuscirai. Ma com'è possibile? Come hai previsto la mia mossa? Perché lei riesce sempre a buttarmi in piscina e io non ci riesco mai? Ce la farò un giorno ce la farò e avrò finalmente la mia vendetta. Comunque ok, inizio io. Però mi serve una cosa, arrivo subito. Ma cosa? Eccomi qua. Ah, la mascherina. Chi la conosce bene lo sa. Dominique non riesce a stare sott'acqua con gli occhi aperti. Anzi, non riesce proprio ad andare sott'acqua senza mascherina. Le bruciano gli occhi. Perfetto, sono quasi pronta, reggimi questo. Ok. Mettiamo la mascherina e vedrai, sarà un gioco da ragazzi. Che cosa ci vuole? Prima devo riuscire a mettere la mascherina. Non è difficile, sai. Aspetta, ci sono quasi. Se vuoi. Ok. Ragazzi, si fa. Ehi, piano. Ok, perfetto. Ok. Ti sto benissimo, sai che sei più carina del solito. Non riesco a respirare. Come? Ma parli come il dottor Timothy. Ho il naso chiuso. Ok. Forse è per questo che parla così. Forse il dottor Timothy è raffreddato, poverino. Oh, ha una mascherina. Dopotutto la maschera ce l'ha. Va bene, dammi questo. Dammi, andiamo. Vedrai, finiremo questa sfida in men che non si dica e poi ci rilasseremo. Ho un piccolo problema. Mi si sta appannando tutto. Non ti vedo più. Ma perché è così sicura di sé? Crede davvero di farcela così facilmente? Vado! È il mio momento! State per assistere a qualcosa di incredibile! Il sub Dominique sta per immergersi, anche se non vede più niente. Sta per immergersi! Sta zitto tu! Non interrompere! Via le ciabatte! Non si tolgono! Ok? E adesso vado! Wow! Sembra motivata! Forse ce la può fare! Vado! Scendo piano piano... Andiamo. Devi contare, mi raccomando, 1 minuto. Anche se passerà, volerà come il vento. Ho qui il cellulare e preparo il cronometro. Vado allora, Mi immergo, mi avvicino. Buona fortuna, Dominique, mi raccomando. Grazie. Aspetta il mio segnale, non salire prima dei 60 secondi. Ok, lo farò. Vado, okay. Vado. Tieniti pronto. Prontissimo. Avvia il cronometro. Ok. Via. Via. Ma, Dominique, ehi, Dominique.
Ma aspetta un attimo. Ma cosa sta facendo? Non può respirare dal tubo. Non può, non vale. Forse non ha capito qualcosa. Lei non ha capito la sfida. Ecco perché era così tranquilla. Ma cosa sta facendo? Ma fermatela. Dominique, non vale così. Dominique, non mi sento. Ehi, Dominique. Che succede? Non vale così. Cos'è che non vale? Mi è entrata l'acqua. Mi è entrata tutta l'acqua sulla mano. Ma come fa ad annegare se ha mezzo busto fuori dall'acqua? L'aiuto oppure no? Aiuto! È stato terribile! Ma almeno è passato un minuto! Un minuto? È passato un minuto, Erika! Dominique, è passato! Forse tu non hai capito una piccola e semplice regola! Che cosa? Se devi stare giù sott'acqua per un minuto, significa che non devi respirare, non puoi usare il tubo, devi stare in apnea lì sotto! Senza tubo, senza questo, quindi non devo respirare, niente fiato, niente di niente! Ma allora è impossibile! È impossibile! Non ce la posso fare mai! Ma allora non avevi capito proprio nulla? No! Bene, andiamo alla grande, perfetto! Vai! Smettila! Smettila di indicarmi come. Ti prego, sei l'unica nostra speranza! Aspetta! Vuoi questa la mascherina? Te la presto! No, grazie, andrò senza. Dopo la brutta scena che ho visto, proverò senza. Ok, come vuoi. Perché? Non me la sono cavata male comunque, eh? Sono andata abbastanza bene. Quasi quasi potevo farcela. No? No, eh? Che stai facendo, Eddie? Che cosa c'entra la papera? Dai, guardare! Lascia fare i professionisti! Devi andare sott'acqua! Cos'è che non hai capito del fatto che devi andare sott'acqua? Era un bellissimo ingresso in scena, ok? Ok, adesso cominciamo. Bene, Eric, adesso concentrati! Io so che tu puoi farcela, tu sei bravo! Ogni volta dovreste vederlo a mare. Sta lì, entra sott'acqua e non esce più. Ore e ore, a volte anche giorni! Comunque resti sott'acqua molto tempo. A proposito, ricordate quando si è finto uno squalo? È stato lì sotto per un'eternità. Che paura. Dominique, non esagerare. Non avere tantissima fiducia nei miei mezzi. Io ci provo. Facciamo che vai, ci provo. Vai, vai, non c'è più tempo. Forza, vai. Devi attaccare il cronometro. Giusto, ok, aspetta un attimo. Prendiamo il cronometro. Ci sono, sei pronto? Quando entri sott'acqua io lo avvio. Mi raccomando, non uscire da lì sotto. No, aspetta. No, cioè, voglio dire, se ti manca l'aria, esci, ti prego, non farmi preoccupare. Non sapete quanti spaventi mi sono presa con lui. È pericoloso! E anche voi, ragazzi, se volete provare a stare sott'acqua, ma soltanto finché avete il fiato a sufficienza. Se vedete che non ce la fate più, subito su! È pericoloso rimanere senza aria. Però puoi farcela, ok, Eric? Preferibilmente cerca di trattenere il fiato per 60 secondi. Noi saremo qui. C'è un pronto soccorso pronto ad aiutarti. E dov'è? Io e i gonfiabili. Mi sento più tranquillo. Dai, non c'è più tempo. Vai giù, forza. Attiverò il cronometro. Sei pronto? Dai, Eric, puoi farcela. Sei tutti noi. Fai un bel respiro. Via, si inizia. Attiviamo. Oh, guardatelo lì. Fa le bollicine. Guardate, Eric, non farmi preoccupare. Ok, il tempo scorre. Quanto manca? 10 secondi. 11. Forza, Eric, puoi farcela. Guardate come sta. Ehi, tutto bene? Fa un po' di bollicine. Quanti? 20 secondi. Forza, Eric. Eric, stai andando a sbattere. Sbatti la testa. Oh, se ne è accorto. Bollicine. Perché quelle bollicine? Eric, va tutto bene. Oh, Eric. Eric, tutto bene? Puoi farcela. 34 secondi. Perché è andato giù? Bollicine. È ancora vivo. Eric, tutto bene? Dai, ce la stai facendo. Non ci posso credere, ragazzi. Ce la fa davvero. Che è successo? Non ce l'hai fatta. Sentivo la... Non ce la vedevo più. Fai ridere. Troppo ridere! Ma si può sapere che cosa ho fatto? Allora quelle erano bollicine di risata? Sì! Oh, Eric, ma ti sembra il momento di metterti a ridere? Dovevi stare sott'acqua, ce l'avevi quasi fatta! Mancavano gli ultimi 15 secondi e tu che fai? Ti metti a ridere? Come se non avessimo abbastanza problemi, lui ride! Certo, se la ride! Torna giù! Ma non è colpa mia, queste prove! Le giù! Prove vai giù, sì, vai sì, giù, sì. giù! O vengo io lì a metterti tu giù! Attaccami! Ok, ripartiamo! Vai! Ok, avviato! Vai,
puoi farcela stavolta. Stavolta parlo piano, stavolta parlo piano. Shh, stavolta stiamo in silenzio così evitiamo di farlo ridere, ok? Visto che a quanto pare sono un problema io per lui. Può farcela, stavolta me lo sento, può farcela. 28 secondi, 29, dai Eric, dai. Che cosa sta facendo? Ma che sta facendo? Ha un dito nella... Sta ridendo. Dai! Dai! Non ce la posso fare! Devi stare giù! Avevi messo un dito nell'orecchio per non sentirmi! Sì, ma ti sento! Ho sentito! 28 secondi! Ma cosa sta facendo? Che cosa sta facendo? Io non parlo assolutamente così, ok? E adesso torna giù! Visto che parli così! Mi hai staccato! Torna subito lì giù! Puoi farcela! Smettila di ridere! Vuoi capire che questa è una sfida seria? Qui ci stiamo giocando i miei capelli! Ok, sembra una cosa banale detta così, ma il problema è che il dottor Timothy è pericoloso e vuole fare cose brutte con i miei capelli! Ok, ho capito tutto quanto! Posso farcela! Eric, fai finta che non esiste! Perfetto! Dai! Che cosa carina da dire alla propria fidanzata dopo tutto! Va bene, basta che vai giù! Stavolta vado e ce la faccio! Vai! Addio! Giù! Non parlo più! Oh, ma stavolta non parlo più! Muta come un pesce! Ce la può fare! Speriamo bene! Guardatelo lì! Quanto tempo è passato? 23 secondi, 24, 25! Può farcela stavolta? Sì, stavolta deve farcela per forza! Dottor Timothy, vinceremo anche noi stavolta! Anche stavolta vinceremo noi! Forza! 37! Può farcela! Dai Eric, dai! Puoi farcela! Ma cosa fa? Si muove? Sì, si muove! Ok, nulla di cui preoccuparsi! Quanto? 48! 49! Gli ultimi 10 secondi! Forza! Eric, va tutto bene? Sì! Muove i piedi! Sì! Ce la sta facendo! Quanto manca? 58! 59! Un minuto! Eric! Un minuto! Eric! Ho detto un minuto! Eric! Vuoi uscire da lì? Ta-da! Ho vinto! 1:19, complimenti! Grazie! Sento gli applausi! Ma quali applausi? Ci sei solo tu! E perché non stai applaudendo? Applaudi! Applaudi hai alla vittoria! Sulla telecamera c'è una goccia qui! Una goccia! Ho vinto! Caro dottor Timothy, è ufficiale! Abbiamo vinto! Eric, sei il nostro eroe! Eccomi qua, ti ho raggiunto in piscina! E caro dottor Timothy, adesso basta! Puoi lasciarci un po' in pace! Anche perché, come vedi, siamo stati fortissimi! Siamo? Sì, siamo! Siamo una squadra, no? Ma se ho fatto tutto quanto io! Tu stavi persino annegando così fuori dall'acqua! Non dirlo, facciamo finta di niente, ok? Ok, cancelliamo. E comunque voi lasciate tantissimi like se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. E seguiteci su Instagram insieme.official. E oggi salutiamo Giovanna Domasca, Antonella Bozzi, Gaia Chiara e Alessandro, Elena Gazzotti e Serena Rimondotto. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao belli, troppo belli, 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 bellissimi. Vi vogliamo troppo bene, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Insieme.